No, sicuramente parliamoci chiaro, bisogna fare un'impresa che sarebbe dell'incredibile, però nel calcio non si sa mai, ho visto perdere campionati all'ultima giornata o perdere delle coppe in maniera incredibile, quindi finché c'è vita c'è speranza, quindi abbiamo il dovere di crederci fino alla fine, di dare il 110% per questa maglia. No, io sono l'idea che bisogna dare il 110% e poi vedremo, insomma. L'importante è uscire dal campo sempre con la coscienza a posto, di aver dato tutto. Poi si sa che nel calcio ci sono anche gli avversari, insomma. No, sicuramente è stato un po' il difetto che abbiamo avuto nelle ultime trasferte, anche di qualche partita in casa. Non so se è una caratteristica male della squadra che ci mette più tempo a entrare in partita, però a questo punto bisogna cercare di colmare anche questa lacuna e di partire, magari cercare di dare il massimo già dai primi minuti. No, sicuramente da febbraio abbiamo una media punti abbastanza alta, insomma, da più di metà classifica, però la situazione, no, insomma, la situazione era, sapevo benissimo quando sono arrivato che era durissima e purtroppo le squadre davanti hanno fatto punti anche loro, perché mi sembra l'anno scorso di questi periodi la quart'ultima aveva. Non aveva i 36 punti, ma aveva tipo 31 punti, un affare del genere. Quindi siamo dovuti a lottare con squadre che obiettivamente avevano dei valori molto superiori alla salvezza. E secondo me è stato quello lì il problema principale, tipo la Lazio e l'Udinese. Sinceramente sarei felice anche di rimanere anche a Siena, però purtroppo sono legato a un contratto del Torino e insomma il destino è nelle mani del Toro. Però io in questi 2 mesi mi sono trovato, 2 mesi e mezzo mi sono trovato benissimo e mi piacerebbe rimanere anche in caso di retrocessione. Però non lo posso fare io sto discorso. No, io ho visto il presidente molto convinto. Che ci crede tuttora nella salvezza e mi sembra una persona, insomma, che ha preso a cuore questa società, questa squadra e penso che faccia, in tutti e 2 casi, penso che faccia le cose nel miglior modo possibile per raggiungere gli obiettivi di inizio campionato. Insomma.